Ovviamente oggi avevo in preventivo un po' di celebrazioni per il 4 novembre, ieri sera ho ritenuto doveroso saltare qualche celebrazione, qualche deposizione di corona per venire a seguire il problema di oggi. Sono in contatto con il Presidente del Consiglio che unisce in un abbraccio il paese che soffre dal Veneto alla Sicilia. Ci siamo divisi i compiti da nord a sud, in questo istante lui a Palermo, io sono appunto nel Bellunese e nel pomeriggio sarò a Terracina in provincia di Latina, quindi vediamo di unire gli sforzi e la ricostruzione, non a caso il 4 novembre, un secolo. Io non ho trovato gente rassegnata, non ho trovato gente che aspetta che accada qualcosa dall'alto, che provveda lo Stato, la sorte o il prossimo, ho trovato gente che stava scavando da 3, 4, 5 giorni. Non porto solo solidarietà, è da 2 o 3 giorni che stiamo cercando soldi in cassetti e cassettini senza nuovi provvedimenti di legge. Vi posso dire a spanne che al di là della solidarietà e della vicinanza, che può far piacere, però penso di poter dire a nome del governo che 250 milioni di euro siano già pronti e disponibili per tutte le comunità colpite da nord a sud da queste calamità e continueremo a cercare per trovare altri fondi.